Allora, siamo sempre qua a Villa Clerici e sono qua in questo momento sempre con Alexander Kaneski, con il maestro Alexander Kaneski, accanto ad altri suoi dipinti in una delle due stanze affrescate che accolgono le sue opere qui a Villa Badoer, in un'esposizione che durerà dal 18 di aprile, da ieri, quando abbiamo inaugurato davanti a centinaia di persone, fino al 31 maggio, quindi cogliete l'occasione per venirvi a vedere i grandi dipinti di Alexander Kaneski. E sono qui con un compositore, un maestro, che è appunto Andrea Duranti. Andrea Duranti che mi ha affiancato nel fare spiritualità oggi lungo le vie francescane a Gualdotadino, a Gubbio e ad Assisi, proprio a Gualdotadino, nella Rocca Flea, davanti a capolavori del primo Rinascimento, quindi opere del 1200, del 1400, abbiamo due splendidi lavori di Alexander Kaneski. E cogliamo l'occasione qui da Villa Badoer di lanciare una mostra. Non solo Alexander sarà in Expo in città, ma sarà all'interno del territorio di Expo 2015, perché stiamo preparando una grande mostra per Alexander, una grande mostra a Villa Clerici, a Milano. Stiamo vedendo le date fra fine maggio e primi di giugno, ma una grande mostra che andrà parallela ad Arte il Tempo, da me curata, da Gianmarco Pontelli, dove i grandi dipinti di Alexander Kaneski saranno ulteriormente esaltati dall'atmosfera di musica creata appositamente per lui, di grande ispirazione sui suoi dipinti, dal maestro Andrea Duranti. Quindi veramente una cosa molto bella, vero Alexander? Molto bella, parole è più impotente per espressare ciò che sento in mia anima. Era stato molto colpito quando ascoltando la sua musica. Musica per me ha attaccato me, ha colpito me più di Beethoven. Questa non semplice musica di campanaglia, non classificata come potremmo classificare come musica classica. Questa inizialmente classica e contemporanea, ma senza classica, senza fuori contemporanea, musica di universalità. Esatto, Alexander. E quindi Andrea, tu hai composto praticamente un intero CD, vero? Sì, ho composto questo CD per il padre di Alexander. Per me è stato veramente un piacere poter fare un lavoro così, perché sono dei quadri che erano molto forti e è stato veramente bello e interessante lavorarci. E in più è stato anche molto bello conoscere Alexander, che è una persona più meravigliosa e una grande artista. E quindi noi potremmo guardare a vederci questa musica, sentirci questa musica, poter ci vedere i progetti e l'allestimento del sito, se sì. Ah, io ho allestimento un sito che è legendamusic.com e lì ci sono. Quindi l'appuntamento è in Expo, a Villa Clerici, musiche di Andrea Duranti, dipinti straordinari, storici, fortissimi, del maestro Alexander Kaneski.